Questa notte abbiamo lavorato sino all'alba, direi che c'è stata una svolta. Dobbiamo essere ancora cauti, perché sino alla fine, sino a quando non, diciamo, c'è la stretta finale, non valutiamo tutti gli aggiornamenti delle varie poste contabili, dobbiamo essere cauti. Però direi che sono cautamente ottimista. Sulla governance Beh, su quello c'è stato, ormai lo sapete anche voi, uno scontro in questi giorni. Ho detto che assolutamente non permetterò mai che un singolo paese possa avere il monopolio o comunque la possibilità di un sistema di controllo e di verifica. Questo spetta agli organi comunitari e su questo io non mollo, non permetterò mai che avvenga questo. Non è più il tempo di tergiversare. Adesso sono stati vari giorni, capisco che diciamo in un negoziato così complesso, in un quadro così complesso finanziario, con strumenti innovativi, ci sono state anche delle resistenze, delle incomprensioni, chiamiamole così. Adesso però non possiamo più tergiversare, dobbiamo finalizzare il tutto. So, after 3 days and 3 nights of a negotiation marathon, we're entering now in a crucial phase. But I have the impression that European leaders really want an agreement. They show the clear will to find a solution. And we need a solution. The European citizens need a solution. The European Union needs a solution, needs an agreement to overcome this crisis and to prepare Europe for the future. I'm positive for today. We are not there yet, but things are moving in the right direction. Felice e orgoglioso della presenza di tanti stakeholder, leader politici, così come di 3 ministri, e devo dire la verità che questa attenzione a questo comparto credo che non sia mai stata tanto importante. Quindi una prima vittoria penso che la possiamo portare a casa perché ci stiamo facendo veramente sentire da tutti. E credo che dobbiamo fare ancora molto, molto nel senso che nei decreti che sono stati emanati, poco è stato dato all'autotrasporto e alla logistica in generale, bisogna fare molto di più. Io credo che siamo nelle condizioni, in questo momento di rallentamento, di approfittare di una crisi trasformandola in una grande opportunità. È la ragione per la quale abbiamo accelerato il piano Italia Veloce, che finanzia 200 miliardi di infrastrutture, ma subito, subito, che è quello che interessa di più. Il settore chiede certezze che il governo ha il dovere di garantire. Ora, nel dibattito che completerà la giornata, affronteremo ogni nodo, ogni tema, dalla decontribuzione sul lavoro agli interventi molto oggettivi sulla logistica. Io penso che da qui stiano arrivando istanze che il governo condivide ora. Bisogna riconoscere al mondo del trasporto di aver dato un grande contributo anche nei momenti dell'emergenza, perché ha garantito l'approvvigionamento delle materie di base, quindi degli alimentari. È stata una delle leve fondamentali per la difesa del nostro sistema paese. Adesso bisogna ripartire con maggiore impegno, maggiore intensità, anche tenendo conto delle nuove sfide che abbiamo davanti. Un sì al totale taglio della burocrazia, azzeramento del codice degli appalti. È un paese che lavora, gru, cantieri, ponti, porti, aeroporti, strade, autostrade, ferrovie, la Gronda di Genova, la Pedemontana Veneta, la dorsale adriatica, la Tirreno Brennero, il ponte sullo stretto, perché significa lavoro e significa viaggiare meglio e spendere di meno. Restiamo impegnati in uno sforzo finanziario e progettuale davvero imponente come Regione Campania. È evidente che la logistica, i tempi della mobilità sono decisivi per dare respiro all'economia del mare, ma non solo all'economia del mare. Secondo lei che tempi ci vorranno?